Milano e Roma sono due modi diversi di guardare il mondo, di correre nella storia. Milano aperta all'Europa continentale, con lo spirito, anche grazie al Milan, da città internazionale. Roma bellissima, talmente bella da bastare a se stessa. Due mondi diversi, che si guardano da sempre e si capiscono da mai. Sul pallone, grave indecisione del romanista, pasticcio, via libera per Hadley e il gol di Hadley. Bene, perché l'attenzione ad Otto, che è lunga la falcata, prova a sfondare Otto, arriva a cagare il tiro, rete, Milan in vantaggio. Cagà un sinistro perfetto, palla all'incrocio, Toni non può neanche abbozzare la palata. La barriera della Roma che si dispone a distanza anche un po' più là. Va Leonardo. Leonardo! 1-0! E la calciata benissimo, ha nascosto la palla e poi l'ha messa nell'angolo alto, nulla da fare per Lupatelli. Arriva il traversone per Shevchenko, Andri Shevchenko, 1:22, 1-0. Fatta sorprendere la Roma in mezzo all'area di rigore, nessuno che marcava Shevchenko. Potente ed effettato, letteralmente imprendibile, il bolide da 30 metri di Mauro Tassotti. Alla limite dell'area di rigore, prova Tassotti, che gol di Mauro Tassotti da 20 metri. Milan Corsaro a Roma.
non può nulla Cervone sul missile in diagonale di Rod Gullit. Gullit in zona tiro. Gullit col destro, destro potentissimo e vincente di Rod Gullit. Il Milan espugna l'Olimpico. Sulla Roma, il ruggito del leone d'Africa. George Weah. Verso Weah solo, Weah solo davanti al portiere, gol del Milan. Milan in vantaggio con Weah. Weah è estremamente pericoloso, preciso, freddo nel controllo.